Sono oltre 70.000 le imprese italiane i cui prodotti e le strategie di business sarebbero pronti a varcare i confini nazionali. Tuttavia per queste aziende è ancora forte l'indecisione. Così nasce la nuova rete degli sportelli per l'internazionalizzazione delle camere di commercio, un accordo firmato tra il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera e il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello. L'export e la proiezione internazionale delle nostre imprese, ha commentato Passera, rappresentano un'opportunità fondamentale per la ripresa e la ricrescita del sistema produttivo italiano. Politica industriale è innanzitutto assicurare quelle politiche orizzontali che rendono il paese competitivo. Parlare di internazionalizzazione è fare politica industriale e avete visto quante cose abbiamo messo in moto. Parlare di innovazione fino ad arrivare alle start-up piuttosto che il credito d'imposta per i cervelli è fare politica industriale. Premiare le aziende che aumentano la loro patrimonializzazione e la loro dimensione con l'ACE è politica industriale. Informazione e assistenza sulle formalità per aprire un'impresa di import-export, primo orientamento su paesi e mercati, settori economici e normative internazionali. Tutte le imprese potranno contare sul supporto di oltre 300 unità di personale formato nelle camere italiane e su un pool di oltre 30 esperti che risponderà in tempo reale alle domande delle imprese. WorldPass, ha sottolineato Dardanello, sarà la porta di accesso alle autostrade dell'internazionalizzazione. È un mercato, quello globale, che affascina i consumatori del mondo, che da opportunità alle nostre imprese di innovarsi per continuare a produrre in qualità e poi vendere queste emozioni del nostro paese nel modo migliore, per dare risultati economici e per dare anche soddisfazione imprenditoriale. E mettere insieme le forze e fare un progetto comune, non diviso, non frazionato, credo che sia un valore enorme e forse era occasione, era il tempo che questo avvenisse, ma credo che tutti gli attori principali su questi temi convergono nel lavorare insieme e nel dare a questa porta d'ingresso straordinaria per le nostre imprese, che è il sistema delle camere di commercio, l'opportunità di mettersi al servizio per portare, io me lo auguro già in questa annualità, 20.000 nuovi imprenditori piccoli, quelli che hanno bisogno di essere assistiti, aiutati, informati, accompagnati a sfidare il mare aperto dell'internazionalizzazione.